Raga, sono euforica per fare questo video, vi giuro! Mi è arrivato un pacco! Lo so, raga, lo so, anche lo scorso video era un pacco, però raga, questo, se è quello, cioè guardate come sei una sola, ci rimango malissimo. Comunque, prima di iniziare, volevo annunciarvi che ho aperto un secondo canale, si chiama Lilli Mara Extra, vi lascio il link giù nell'info box. È un canale in cui caricherò contenuti extra che non ci sono qui su YouTube, dirette, cose provenienti da altri siti. Andatevi a iscrivere, i video usciranno ogni giovedì e ogni martedì, così ci avete il lunedì, il mercoledì e il venerdì il video sul canale principale e il martedì e il giovedì i video sul secondo canale, quindi andatemi tutti a seguire, si chiama Lilli Mara Extra, ma andatemi a seguire pure su Instagram Lilli Meraviglia perché sto facendo un po', diciamo, dei post un po' particolari, un po' più concettuali e vedo che vi stanno piacendo un sacco, io sono felicissima perché appunto non potendo fare shooting, non potendo fare cose, mi sto dedicando a photoshopparmi in qualsiasi modo, quindi grazie mille per il sostegno, andatemi a seguire pure lì. Comunque ragazzi, torniamo a noi, cioè questa è una cosa che tipo un giorno ho aperto una chat di Instagram, è una ragazza che non mi ricordo come ti chiami, però sappi che sei tu, grazie mille, mi ha inviato la foto di questo prodotto e mi ha detto questo è tuo Lilli, io tipo l'ho aperto e l'ho comprato, cioè vabbè sono stata tipo 2 secondi a pensare tipo cosa faccio, lo compro? Però alla fine ho detto sì, cioè deve essere mio. Adesso per favore apriamolo, taglierino, mi armo di taglierino, pa, 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 pa. Non so perché ho in mente quella canzone su di noi, nemmeno una nuvola su di noi, mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Cioè che poi veramente ti entra in testa quella song, cioè poi è così piena di pathos. Allora non vi faccio vedere lì davanti perché c'è uno spoiler. Oddio. Si chiama Mahalo. Cosa sarà mai questo Mahalo? È un ukulele. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Scusate, ho avuto un momento di sconforto. Perché? È un ukulele. Ma io l'avevo chiesto verde. Però mi è arrivato bianco che brilla al buio. Solo che sul sito non c'era scritto. C'erano tipo 2 tonalità di verdi. Cioè non era specificata la cosa che uno era bianco e poi di sera diventa verde. Quindi non lo so che faccio. Lo mando indietro, lo apro. Però cioè non mi va di mandare indietro in questa. Cioè non mi va di rispedire. Se è destino. Poi comunque al buio è figo. Oh no, non lo so raga, c'è un dubbio incredibile. Tutta la mia euforia. Cioè in realtà non è che sono così dispiaciuta, però io, cioè verde era molto più iconico. Sentite, facciamo così, lo devo sentire, perché magari è destino che sia lui il mio secondo ukulele. Sentiamo come canta e prenderò una decisione. Vediamolo. Dai, figo è comunque molto figo. Bellissimo. Molto bello. È molto carino. Non me lo voglio vedere però al buio. Beh raga, devo dire che però ha il suo perché. Ha il suo perché un ukulele brillante. Mi piace. Guardiamo con la torcia. Guardate. Ci si può scrivere sopra. Come posso? Come posso mandarlo indietro? Come posso mandare indietro questo ragazzaccio? Chi ha mai avuto un ukulele che brilla al buio? Scusate. Adoro. Certo, non era quello che volevo esattamente. Però dai, sì, mi ha convinto. Mi ha convinto. Scusa tesoro se all'inizio non ti volevo. Però io ti volevo verde. Questo è il fratellino di Ukulo. Questo è Ukulo e questo come lo chiamiamo? Ragazzi, aiutatemi a scegliere un nome divertente, alienoso. Non lo so, che parli di culo, no? Forse che parli di culo, no. Allora, accordiamolo però. Per accordare uso un video su YouTube che si chiama Best Online Ukulele Tuner. Cioè tipo un video che fa così. Sto a fare quella giusta. Ma quanto devo girare sta cosa? Ukulo come suona? No, ancora troppo bassa. Da quanto devo girare ste chiavi, eh? Manco aprire le serrature. Ma che sto a fare? Penso di averlo accordato più o meno. Poi comunque all'inizio è tutto un po' un casino, perché comunque le corde sono nuove, si scorda subito, me lo scordo. Proviamo a suonare una song. Quella è la prima song in assoluto che canterai. Penso che Monsoon dei Tokyo Hotel possa essere una canzone degna di questo ragazzaccio alieno. Musica maestro, ma sono io il maestro. Sentiamo come suona. E 5, 6, 7 e... un po' stonato. Fa un suono tremendo. Cioè sentite che ti devo tutto un po'. Penso sia normale. Broken door.
Posso dire che come prima song sei stato bravissimo. Uculo, che ne pensi del tuo nuovo fratellino? No, Uculo, dai. Solo mi sembra buono. Ovviamente, ripeto, è un po' stonato perché all'inizio, cioè, mi ricordo pure Uculo era così, cioè, si scordava subito. Era super sensibile, tipo gli sbalzi di calore. Non lo so, io mi immagino tipo uno appassionato di ukulele. Pure uno che vuole iniziare a suonare l'ukulele e cerca ukulele su YouTube e trova sto video di me con un ukulele a forma di alieno fosforescente. Cioè, in realtà sono così felice perché ieri, appunto, ho fatto una live in cui cantavo. Era destino, l'ho chiamato. Per un'ora ho parlato di ukulele, ho cantato con l'ukulele e oggi mi è arrivato questo. Questo, cioè, è un segno del destino. Mo vi dedico una song che ieri vi ho dedicato, ma ve la dedico pure adesso. Felicità è un cazzetto di vino, come uno stronzino è la felicità. Senti nell'aria c'è già un'altra canzone d'amore che va come un pensiero. Felice del mio acquisto. Ora posso suonare anche al buio. Mi dispiace un po' che non mi è arrivato quello verde, però devo apprezzarlo comunque, perché comunque è fosforescente, raga. Posso veramente fare il mio concerto al buio, al burino. Qui appunto c'è scritto I glow in the dark. Ci piace. Mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo. Non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Raga, questo era un pezzo veramente incredibile da cantare, posso dire. Lo so, raga, mi sono svegliata questa canzone in testa, è da stasera che la cantavo, quindi. Comunque, questo è il mio nuovo ukulele, molto carino. Guardiamo un altro po' al buio. Aia, ho dato una ginocchiata. Proviamo a scrivere Lilli Merra. Merra. Yes, Merra. Facciamogli le sopracciglia. Un po' arrabbiato questo alieno. I denti. Vabbè, i denti non sono venuti tanto bene. Però raga, c'è una figata, ci si può scrivere sopra. Oddio, sembra una fa. Oh, che paura. Cancelliamo. Bello, molto bello. Questo secondo me tipo con le luci UV si illumina un botto. Ora può diventare un violoncello. Ok. Cosa sta succedendo? Che sta cambiando il mondo? Che cosa sta succedendo? Non c'è più niente. Raga, vediamolo con le luci UV. Dice un cucchiaio, vabbè. Vediamo com'è. Oddio. Queste sono le luci proprio, vedete, quelle viola. Vediamo. No vabbè raga. È una figata. Ok, forse preferisco questo. Quello verde e basta, raga. No vabbè. Lo adoro. No matter where you go, I will find you. Diamogli un altro po' di carica. Devo dire però si scarica un po' presto, eh. La luce potentissima, scusate i miei capelli. La luce potentissima lo fa poco tempo. Sull'altare io mi inchinerò. Il suo corpo così riceverò. Oh che bella la cappella dove mi so suonare pure al buio con un ukulele fosforescente, cioè. E quindi niente, questo era il mio nuovo ukulele. Fatemi sapere se vi piace, a me piace. Scusate sempre per le mie uscite scanore, però ogni tanto mi piace divertirmi cantando e suonando ukulele. Adesso ne ho addirittura due. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.